E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo episodio così fulmineo, veloce, perché come vi ho abituati vi lascio il video originale, lo guardiamo quelle 2-3 volte così lo lascio scorrere e poi ovviamente se ne parla, vi aspetto nei commenti perché comunque mi interessa sapere anche voi cosa ne pensate. Quello che penso io, andiamo così subito al sodo, è: non sembra nemmeno farming. È inutile veramente girarci intorno. Ci sono anche alcuni che non lo trovano, diciamo, coerente, si sentono sempre, non so, ingannati. Comunque, vabbè, ognuno è libero di pensarla come vuole, per carità. Il mio pensiero è, per quello che vedo, poi non so effettivamente come sarà in game, questo lo vedremo presto. Intanto l'unica cosa che mi sento di dire è che, nonostante non mi interessi nulla questa mappa, perché proprio non è mia intenzione, diciamo, girare su questa sorta di Erlengrat, ma diciamo dagli occhi a mandorla, devo dire comunque che l'ambientazione, le luci, le texture, i dettagli, la cura in tutto è veramente tanta roba. Dite quello che volete e io adesso alzate la mano, cioè presentatevi, palesatemi e ditemi: guarda, no, secondo me fa proprio pietà, ho visto mappe migliori. Sì, probabilmente di altri giochi, forse AAA. Farming che si presenta con una mappa del genere, sinceramente, è tanta roba. Poi siamo sempre al solito discorso: se tutta questa cura, questo dettaglio, questa bellezza per gli occhi l'avessero usata su una mappa magari europea, magari così la butto lì italiana, forse sarebbe stato meglio. Però non potete dire, secondo me, poi ripeto, fatemi cambiare idea, non potete dirmi che è una mappa brutta, perché veramente basta, non c'è altro da dire. Io spero di vedere dei trailer ulteriori di queste, delle altre cose, anche se ormai manca veramente sempre meno. Quindi intanto ci facciamo compagnia così, aspettando settimana prossima, perché attenzione, io ho già lasciato un sondaggio agli abbonati, magari lascerò qualcosa anche ovviamente agli iscritti per capire un po' i vostri interessi, le vostre domande. Preparatele queste domande, perché ben prima del 12, insomma, ci sarà modo di rispondere a queste domande. Ma vabbè. Detto questo, come al solito, come sempre, prima di ringraziarvi e salutarci, vi ricordo, potete preordinarlo col mio codice partner Nick87. Ringrazio tutti coloro che già lo hanno fatto e ringrazio anticipatamente anche coloro che ci stanno pensando e che diranno: appena il Nico mi fa vedere qualcosa in più che mi convince, uso il suo codice. Niente, fai bravi, che ci vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi!